della Favana. Perché Favana? È stato assodato che si riferisce al male della fava. Quindi è una malattia emolitica, nel senso i globuli rossi si favismo, mancanza di un eccetera, eccetera. Questo è assodato. Che poi un certo Favale abbia concesso ai monaci l'uso di questa zona è anche assodato. Ed è antecedente al 579, data ufficiale, canonica, giuridica, di costituzione del convento. Ma prima ancora, parliamo di 1400, quindi 200 anni prima che arrivassero i monaci francescani, qua sotto sicuramente c'era una presenza umana, di natura religiosa, e che era un punto di riferimento cultuale rispetto a tutte le altre cripte che noi conosciamo, da qui Bortone fino a Manduria, Arneo, eccetera, era disseminato di queste cripte, di questi luoghi, però questo era stato eletto a zona di culto. E ci troviamo in quella che viene conosciuta come foresta uritana. La foresta uritana non la dovete intendere come alberi, ma come giurisdizione. Nel senso, Oria aveva giurisdizione su questo territorio, nel senso che concedeva delle patenti, cioè delle concessioni a delle persone per poter cacciare, per poter tagliare l'erba, portare i greggi e tutto quanto il resto. Quindi era un'attività economica a tutti quanti gli effetti. La prima famiglia che si impossessa di questa zona, parliamo di zona, non di luogo, è la famiglia Squarciafico, che è una famiglia genovese che riceve dalla Camera Sommaria la possibilità di poter utilizzare gli introiti che venivano dalla gestione di questa zona a fini personali. Poi in un certo momento gli Squarciafico finiscono di avere interessi in Puglia, se ne ritornano a Napoli e poi successivamente a Genova, e concedono al loro padre spirituale, Salvatore Favale, questa zona. Salvatore Favale poi la cede nel 1579 ai francescani, che decidono di farne un luogo di culto. Esistevano due chiese, una questa, che è l'originaria, e un'altra sopra, molto più piccola. È uso nella devozione mariana che tutto inizi con una invenzio, cioè si inventano le cose. La grottella a Copertino nasce perché un pastorello alla ricerca del proprio greggio, eccetera, in una grotta trova l'immagine di una Madonna. Lo stesso qui, sopra ci doveva essere una piccola chiesetta, ricovero, chiamiamolo come vogliamo, dove qualcuno evidentemente aveva disegnato l'immagine di questa Madonna. E per renderla importante si crea l'evento. Ci si rivolgeva a questa immagine perché si ritiene che fosse miracolosa per la guarigione del male della fava. Questo è l'antefatto, ma in termini molto sommari e generali. Prima documentazione di presenza di monaci greci a Veglie sono le collettorie, cioè la raccolta delle tasse. Si dice che a Veglie nel 1303 c'erano dei monaci greci che pagavano le tasse a Oria. Quindi 1300, 1400, 1500, eccetera, non è una cosa che nasce nel 1579, è una evoluzione. La cosa bella che ci piace sottolineare è che sia qui, sia nella Veglie originaria, che non è quella che conosciamo noi come centro storico, nella Veglie originaria c'è sempre stata la commissione di monaci greci e monaci di rito latino. Monaci greci, non greci di rito bizantino, ma di rito cristiano, erano dei cristiani ortodossi, quindi non c'era disparità, c'era commissione, diversa la liturgia e diverso un po' tutte le cose. E questo piccolo gioiello è il riassunto di questo ecumenismo ante litteram, di questa commissione fra monaci di rito greco e monaci di rito latino. Il ciclo pittorico, quello più studiato, è quello che si vede. Mi piacerà farvi vedere come, sia nella chiesa, negli affreschi, eccetera, c'era un progetto. Nel senso, chi ha affrescato qua non aveva un'immaginetta, detto, mo io faccio una Madonna lattante, eccetera. Ma aveva studiato, nel senso che
aveva letto filosofia, teologia, i nuovi orientamenti, eccetera, eccetera, e li riporta sul soffitto, che secondo me è la cosa più interessante, è quella che si sta perdendo. Molto velocemente, questa è la Madonna dell'Idria, la Madonna del Buon Cammino, chiamiamola come vogliamo, ognuno la chiama come vuole, la Madonna della Rosa Mistica, in base alle caratteristiche, però ognuno la può chiamare come vuole. Siccome non c'è scritto niente, noi la chiamiamo Madre di Dio, perché qui ci sono delle iscrizioni in greco, Meter Theou. Perché sono importanti queste iscrizioni? Perché poi quando entreremo nel convento vi farò vedere come nel secondo altare a destra c'è un affresco che molto probabilmente è stato strappato da lì, perché in origine questa struttura non era così ampia, ma si scendeva da qui, questo era probabilmente una sacrestia dove ci si vestiva, eccetera, eccetera, qui si avevano le funzioni religiose, poi per un motivo X qualsiasi che noi non sappiamo, questa parete è stata abbattuta, la cripta è stata allargata e questi affreschi che stavano qua sopra sono stati utilizzati per un primo ampliamento della chiesa e vedremo. Quindi fissate soltanto questo rosso, che è una cosa straordinaria, e questo tipo di scrittura esegetica si dice, perché indica quello di cui stiamo parlando. Meter Theou, in tutti gli studi che noi abbiamo visto, diceva l'Antonio, l'Alba Medea, che è la prima intorno agli anni 30, non scende, Antonio buongiorno, non scende sotto la cripta, ma mandano i fotografi. Molte volte poi i fotografi stampano le immagini a rovescio, quindi se andate a vedere l'Alba Medea, che è la prima studiosa tedesca che si è interessata di cripte eremitiche, dice che la Madonna ha il bambino sulla sinistra, ha il bambino sulla destra. E poi vi racconterò un'altra particolarità. Questo è un altro santo. Si sta perdendo tutto. Io sono 30 anni che scendo, non sono convinto che affidandolo al FAI ce lo salvaguardano. Io sono convinto di una cosa: o ce lo salvaguardiamo noi, manca la cultura. Noi non sappiamo neanche che cosa abbiamo sotto i piedi. Questo è il discorso. Allora io non me la prendo con chi dice noi lo diamo al FAI, sì, può darsi che me lo mantenga, che mi faccia il lavoro di ristrutturazione perché ha i soldi, eccetera, ma a noi mancherà sempre la mentalità di sapere di che cosa stiamo parlando. Questo è Santo Stefano, primo protomartire, viene lapidato, come facciamo a saperlo? Perché qui c'è una pietra e poi ci sono dei rivoli di sangue, l'Angelo, il Turibolo e la Dalmatica, cioè sono tutti quanti simboli normali. Il Sant'Antonio da Padova, penso chiaramente in latino, tutti quanti sappiamo che Sant'Antonio nell'ultimo periodo si ritirò su un albero di noce dove predicava in ascesi da eremita e morì su un albero di noce. E l'albero di noce viene indicato qua sotto. Questo è Sant'Antonio di Padova. San Michele, penso c'è una piccola controversia, io vi dico che cosa sappiamo. Il San Michele, Arcangelo, e qui se vi avvicinate si vede la lancia che trafigge la bocca del drago. È una cosa straordinaria. Quando io 30 anni fa sono sceso la prima volta, aveva il volto ancora straordinariamente bello, limpido, chiaro. Noi in periodo tempi scuola media si scendeva liberamente, non era, e li ricordavo proprio. Io sono sceso quando qua sotto c'erano le galline. Vabbè, il campo sentieri quindi l'uovo terrapio è di una bellezza straordinaria, trafigge Santissima Trinità con una iconografia leggermente diversa da quella che siamo abituati, perché noi sotto la deposizione della croce abbiamo sempre l'immagine chiara di San Giovanni Evangelista e dall'altro lato la Madonna, destra o sinistra. Qui abbiamo un San Giovanni Battista, questa è l'immagine, forse la prima che noi abbiamo di San Giovanni Battista, con un cartiglio dove c'è scritto Vox Clamantis in deserto, qui. Quindi è una cosa insolita, che potrebbe lasciar pensare ad una committenza, già ad una devozione ante litteram a San Giovanni Battista, o qualcuno dice è normale che ci siano i due Giovanni ai piedi della croce. Quindi abbiamo
una cosa che mi piace mettere in risalto e in evidenza è che tutti i crocifissi che voi vedrete, e questa è anche un'altra simbologia, la testa è sempre rivolta a destra. Non troverete mai un crocifisso che abbia la testa rivolta a sinistra. Anche perché la destra, se Assise è a destra del padre, voi qua quelli buoni, qua quelli fiacchi, allora uno non è, due a cinquetto, signora, lo dice, non mi chiede a destra, mi chiede a sinistra, mi tiro tutti quanti a destra, tutti quanti a sinistra. Qui è uno dei due affreschi più belli che noi abbiamo e che ci richiamano la devozione di San Francesco. Ovviamente niente di più bello che San Francesco che sul Monte Averna riceve le stigmate. Una cosa che mi piace sottolineare, ma io vi dico solo le cose a volo, è che non vedrete mai un affresco di San Francesco che riceve le stigmate dove Gesù Cristo si trova su una croce. Non c'è. Non lo troverete, perché nell'iconografia classica e in tutta l'iconografia normale è un serafino che sorregge Gesù Cristo. Non troverete mai Gesù Cristo su una croce, ma sempre su un serafino. E quando andremo sopra vedrete poi anche nel Settecento la datazione di questa cripta è intorno al 1450. Si dice che sia stata fatta da un certo Giovanni di Francia, guarda caso anche lui veniva da Genova. I conti tornano. Ok, questo è il Sant'Antonio Abate. Quando troverete le descrizioni, dicono sempre che ai piedi del Sant'Antonio Abate si riconosce il porcellino. Io scherzando dico sempre 10 euro a circa mi trovo querco. Ma forse perché sono picca 10 euro? Ma da un esempio. Diciamo che il porcellino qui non c'è, questa è una... un minus di stucco eccetera, però no, c'è il bastone, c'è il tau, una bellissima presenza di Sant'Antonio, e va bene. Questo è quello che rimane del Sant'Andrea. Nel primo restauro qui c'era una radice che entrava, quindi c'era una comunicazione, infiltrazione d'acqua eccetera eccetera, che ha distrutto letteralmente tutto. Qui per anni ci sono stati i rilevatori di temperatura, di umidità eccetera, ma non sono serviti mai a niente perché nessuno ha letto mai i dati per capire che cosa bisognava fare o meno. Ok, andiamo avanti. Gesù Cristo ascende al cielo fra quello che si convertì sulla via di Tarso e quello a cui dette le chiavi, quindi stiamo parlando di San Pietro e di San Paolo. Questo è un piccolo trono che vediamo uguale a quello dove c'è la Madonna allattante. Quindi San Pietro, San Paolo, Gesù Cristo. Mi piace che voi guardiate con molta attenzione queste due scritte, Jesus Christos, e questa immagine, perché siccome vi ho detto che lì c'era una parete con altre immagini che sono state portate sopra, le ritroveremo identiche, medesime, tali e quali, sopra. E quindi se voi, già che tutti quanti tenevano i telefonini, facciamo una fotografia qua, una fotografia qua, una fotografia qua, poi siamo su, li confrontiamo, sono identici. Segno evidente che c'era una mano unica sotto. Questa non è la Madonna allattante, anche se sta allattando. Nelle intenzioni di chi lo ha affrescato, qua sopra, non so se riuscite a vedere, sia in nero e sia in bianco, c'è scritto Santa Maria dei Martiri. Santa Maria dei Martiri, e questo viene giustificato dalla presenza di questi due angeli che hanno i simboli della passione. Questa è la colonna dove fu flagellato il Signore, qui ci sono i chiodi e il secchiello con l'aceto, quando sulla croce Gesù Cristo disse io ho sete, gli portarono la croce, eccetera, eccetera. Questo è i simboli della passione, quindi Santa Maria dei Martiri. Ora, questo ve lo spiegheranno tutti quelli che scendono qua sotto. Quello che nessuno vi spiegherà è quello che voi non vedete. Sopra. Sopra. E io cerco di essere un po' più veloce e chiaro, perché questo va spiegato, ma quello che va visto è quello che nessuno conosce. Allora, dovete sapere che nel 1200-1300 si comincia a parlare di gerarchia dei cori celesti con il Dionigi l'Areopagita. Era un filosofo tedesco, lo stesso, sempre lui, eccetera, eccetera, e si pongono il problema. Ma secondo voi come è strutturato il cielo?
insomma, a casa mia io quando mi metto a tavola, mi metto a capo tavola, poi mi metto il figlio prediletto a destra, lo figlio prediletto a sinistra e possibilmente la moglie, quanto più larga possibile. scherzo, chiaramente. Allora, su questa parete, su questa volta, c'è la raffigurazione plastica della gerarchia dei cori celesti. E vi faccio vedere tutte quante le simbologie. Perché il cuore celeste era al vertice, ovviamente, Gesù Cristo Pantocratore, quello da cui tutto discende. Poi c'erano serafini, cherubini, troni, dominazioni, potestà, le troveremo? Sì. Poi c'era il sole e la luna, le troveremo? Sì. Poi c'erano i quattro evangelisti, le troveremo? Sì. Allora, Stane, andiamoli a vedere. Questo sicuramente è il Cristo Pantocratore. Allora, che cosa mi piace mettere in evidenza? Che se noi andiamo a misurare da qua, qua, troviamo che questo è il centro. Evidentemente questa cripta finiva qua. E questo è stato tolto per esigenze che non sappiamo. Forse la gente frequentava di più la chiesa, tanto dice, tocca mettiamo 4-5 seggi di più. Sfonniamo. Cristo Pantocratore, c'è scritta la frase tipica, io sono la via, la verità e la vita, chi attraverso me entra, eccetera, eccetera, che è una cosa che ritroveremo anche sopra. I quattro evangelisti, ve li faccio vedere. Questa è l'Aquila. Semplice. Noi abbiamo tre posti dove troveremo i quattro evangelisti. Uno, e lo sto andando pubblicizzando a più non posso, sulla colonna dell'Osanna. Guardatela la colonna dell'Osanna ogni tanto. Da sopra ci sono i quattro evangelisti e il tetramorfo, esattamente come qua sotto. L'aquila, l'angelo, poi il leone, ecco il leone. Ok, e poi i serafini e i cherubini? I serafini e i cherubini sono le cose più belle che ci stanno qua sotto. Questo? No, è un serafino. Allora, guardate questo serafino, guardate questo. Verde? Verde. Ok? Riuscite a vederlo? Se vi mettete così, potete guardare in faccia. Non so se sì. Riuscite a vederlo, però io che lo conosco e gli parlo, lo conosco molto bene. Che cosa differenzia un serafino da cherubino nella iconografia? Il colore e il numero delle ali. Questo è il serafino, questo è il cherubino, questo è verde, questo è rosso. Mettetevi così e lo guardate in faccia. Buongiorno, piacere, Cosimo, serafino, cherubino, piacere, l'avete avviato? No, poi ciao. Guardatelo, è molto bello, è straordinario, e nessuno ve lo indicherà mai. Metti proprio sotto io. Quindi, serafini, cherubini, poi la cosa più bella che io dico a tutti, un esempio uguale, ve lo dico sotto voce, sta a Soleto, però facciamo finta che a Soleto non lo vedono, calutiamo solamente noi. Però c'è anche il Soleto, ed è questa immagine che vorrei che guardaste molto bene. È una cosa straordinaria. Sono tre cerchi alati e occhiuti con gli occhi, le ali, gli occhi e i tre cerchi. Fa riferimento alla visione di Ezechiele. Ho visto un Gesù Cristo in trono tirato da questo carro favoloso, eccetera, con queste ruote alate e occhiute. E l'Apocalisse di San Giovanni, la visione di Ezechiele. Troni, tre, da questa parte si vede ancora. Dominazioni, vedete le incisioni? Sono quattro. Queste sono le graffe dove mettevano questa e ce ne sono altre, dove mettevano le lampade a olio. Ecco perché sopra è tutto nero, perché la combustione dell'olio purtroppo ha portato a questo scempio. Quindi abbiamo visto
trono di dominazione, potestà, eccetera, eccetera. Adesso vi faccio vedere due altre cose. Uno è questa. Non so se riuscite a vederla. Questa è la luna. Nella simbologia è la luna. E poi abbiamo... se riesco a trovarlo, eccolo qua, il sole. Quando sono scesi delle... venne una delegazione giapponese, università, eccetera, e promie, facevano cose straordinarie, eccetera, io mi permisi di dire che da noi il sole sorge a destra, e quindi mi diceva, vada pure da noi. Vabbè, non lo sapevo. Dice, quindi questa è orientata ad est, dice prima lo dice a est, dice andiamoci piano. Caccia la bussola, mannaggia, non è stamattina, scusa, ora all'incirca, in Italia è all'incirca, no, no, è orientata a est, è orientata a questa cripta. Quindi la cosa più bella che esiste in questa cripta è quello che noi non vediamo, è la rappresentazione figurativa della gerarchia dei cuori celesti, con il Cristo Pantocratore, serafini, cherubini, troni, dominazioni, potestà, i quattro evangelisti, il sole e la luna. C'è un brino di Chiui. E un affresco di questo genere ce l'abbiamo soltanto noi. Ce l'abbiamo soltanto noi. Ce l'avevamo. Ce l'avevamo. Ce l'avevamo. Questa è la cripta. Quindi, nel 1450, eccetera, eccetera, sopra, poi l'allargano, questa rimane sempre cripta e adesso andiamo sopra. Così continuiamo il nostro giro, se vi va. Perché poi con voi, se volete, voglio fare un piccolo esperimento nel refettorio. Una cosa che non ho fatto mai, però lo facciamo. È una cosa molto bella. Dall'altare dove veniva deposto il Gesù sacramentato, che era questo, in questo tabernacolo. Io vi ho detto, se fate una fotografia, vi faccio vedere una cosa molto bella, cioè quello che è stato tolto, poi è stato riutilizzato. Sicuramente tutti quanti conoscete la presenza di questo affresco. Se avete una luce, guardate sotto, c'è Gesù, Cristo morto, e praticamente questo altare, come dice molto bene nella platea del Venerabile Convento Santa Maria di Vege, Antonio de Benedictis, che io prendo tutte le notizie da quello che lui ha detto, quindi se sbaglio io ha sbagliato lui. Questo altare è stato fatto nel 1837, quando, dopo la soppressione degli ordini da parte di Napoleone, dice lui basta, è spicciato. Però se volete riaprire il convento dovete avere liquidità, dovete avere soldi. E questo convento trova due benefattori, uno Favale, 800, 500, sempre di Favale, Giovanni di Mezzo, e una famiglia Paladini che viene da Lecce, questo è lo stemma dei Paladini. Il padre Cristiano nel 1837 dona un lascito cospicuo, dice però io quando muero voglio pregato tutta la chiesa, l'altare dedicato. Detto fatto, manco un anno e muore. Però è stato accontentato. Allora, il convento francescano, questo 837, diciamo, nasce ufficialmente, tecnicamente, giuridicamente, con un atto, eccetera, nel 1579, ma già c'era prima. Le varie ampliamenti, è stato, sottolineiamo, un convento ricco. 1649, Innocenzo X dice, con una bolla, dobbiamo sopprimere tutti i conventini, cioè quei conventi che non hanno la possibilità di poter mantenere 6 persone. Grottella viene soppresso, Francavilla soppresso, Grottaglia soppresso, San Giuseppe da Copertino, Giuseppe Desa, si prodiga tanto perché venga riaperto quello di Grottaglia, perché evidentemente ci teneva, però non vengono riaperti. Veglie non viene toccato, perché Veglie era un convento ricco. I possedimenti, i lasciti che aveva erano talmente tanti che andavano da Bortone a Ucitina. Ma abbiamo avuto sempre dei preti infami che non hanno saputo gestire questo patrimonio.
Tant'è vero che nonostante fossero talmente tanto ricchi, andavano a chiedere prestito loro. Cudani in prestito, non so se era atto di generosità o non lo so che cosa, però era un convento molto ricco. 1809 Napoleone viene chiuso definitivamente, riapre nell'837 e in questo frangente poi si hanno tutti quanti gli ampliamenti. C'è il tentativo a Veglie di fare un altro convento, 1630, di riformati, però la Santa Sede blocca e dice no, avete già un buon convento. Tant'è vero che cominciano i lavori di ristrutturazione e i lavori di abbellimento di questa chiesa. Anche gli abbellimenti sono stati fatti in più riprese e i credi ignoranti, diciamo, o non lo so, noi diciamo così, però forse stiamo disegnando male, disegnavano a gusto proprio personale. Quindi mi tiene una pezza e mi tiene una cosa, mi tiene una pezza e mi tiene una cosa. Dei piccoli saggi sono stati fatti, sono questi, se li vedete, qui c'è qualcosa che viene disegnato, questo è un frate francescano, una scena evidentemente. Se andiamo nell'altra, là, qui abbiamo un cavallo, eccetera. Quindi immaginiamo tutta questa chiesa completamente affrescata. E in origine doveva essere qualcosa di veramente molto molto bello. Gli altari erano 8. L'altare più importante ovviamente è questo, postumo, perché sopra c'è scritto su questo castiglio qua, Laura Mattutina, Veglie, eccetera, c'è Signoreria alla Madonna di Veglie. Qui appena ne usavamo la prima cosa dopo 5 pensavamo a Signoreria, Signoreria pensa a noi, tradotto in termini molto semplici, però è l'immagine che dà il titolo a questo convento, Santa Maria di Veglie. Anche questa immagine, io presuppongo, stesse giù e poi riportata nella prima chiesetta originale. Ed è l'immagine che si dice essere miracolosa e che salvava, curava il male della fava. Quindi questo è un altare posticcio. Salvatore Vetrano, l'architetto, ha fatto un bellissimo libro, pubblicazione su questa chiesa, e lui dal punto di vista architettonico ha messo in evidenza anche la costruzione degli altari, quindi la profondità, eccetera. Che cosa ha di particolare questo altare? Che era un altare privilegiato, cosa che non abbiamo a Veglie oggi. Altare privilegiato significa che, e questo privilegio apparteneva all'altare e non al prete che celebrava, si celebravano le messe per i defunti e si otteneva l'indulgenza plenaria. Papa concede la dispensa perché questo sia altare privilegiato perpetuo di tutti i giorni. È importante questo perché fa capire quanto fossero potenti i francescani, perché avere un altare privilegiato che gioca sul sentimento della morte, per cui il punto primo era perché la messa valesse e che veniva versato l'obolo, cioè tu mi paghi, io ti dico la missa e lo defunto ottiene l'indulgenza. Questo è il triangolo. Allora avere questo altare era una cosa molto importante, ma soprattutto entrano in conflitto con il clero secolare per la sepoltura. E allora questi dice, aspetta che amore ti sistemo io. Lì c'è una piccola targa. Questa targa stabilisce, 1700 qualche cosa, che effettivamente in questa chiesa si potesse seppellire. Dico, basta, spicciamola. Ah, qua si poteva seppellire. Lo fa. Ah, va bene. Antonio ieri sera mi faceva vedere come nell'arco di 10 anni in questa chiesa sono state seppellite 400 persone. Sembrerà strano, ma è così. Quelle che noi vediamo sono soltanto alcuni ritrovamenti. Lorenzo, testimone oculare, sta qua sotto, ne stanno due, uno bianco e uno nero. E così la spicciamo. E non mi chiedete perché, perché così siete. Uno bianco e uno nero, qui c'erano delle sepolture, come le sepolture le potete trovare tranquillamente fuori, intorno alla Grotta della Favana, poi magari ve le faccio vedere. Vi ho detto troppe cose, voglio soltanto spendere quattro parole su quelli che sono gli affreschi.
che sono una cosa veramente bella. A parte quello che non si vede, che però attraverso dei piccoli saggi sono stati messi in evidenza, quindi dovete immaginare questa chiesa veramente uno splendore nel Seicento, piena di affreschi, ricca di affreschi. Qui c'è scritto indulgenza, plenaria, forse evidentemente facendo riferimento a uno dei tanti anni, come si dice, anni giubilari, promosso da uno dei padri, santi papi francescani. E quindi, molto velocemente, chiaramente essendo un convento francescano non potevano che esserci immagini francescane, non potevano che raccontare la storia di San Francesco. Abbiamo visto le stigma del giù, vi faccio vedere le stigma del qui. Ok? C'è una differenza con quelli di sotto, chi la indovina? Caffè Vagato. Chi ha detto? Bravo. Il colore. Perché questo colore è rosso? No, te lo dico io. È una scelta non stilistica, ma è una scelta mistica. Nel senso che se andate a vedere quello di giù, non c'era il fascio di luce. Qui c'è un fascio di luce che apre le tenebre e illumina tutto, compreso il Serafino, che da verde diventa rosso. Questo è il povero fra leone che si scunne perché il porco ci c'è tu madre la luce. L'amministrazione, no. E quindi il fra leone che sta lì, e questo è il Monte Verna, è una rappresentazione grafica classica. Andiamo da qua, andiamo avanti e vediamo. Santa Bologna, che è la protettrice della mia categoria. Perché? Perché? Anche dolore, che dolore, mal di denti. E arriva questa lenaglia e questo è un volare con le tre radici. Martirizzata, gli vengono estratti tutti quanti i denti. Diventa la protettrice dei dentisti. Mamma mia, Santa Barbara. Anche lei, martirizzata, chiusa in una torre, il padre però le lascia soltanto due finestre e lei dice no, io voglio anche la terza, perché la Trinità è rappresentata dal numero 3. E il padre la contenta e lei vive felice. Non fa niente che avere una torre sulla, martirizzata, eccetera, però muoio a contatto con la Santissima Trinità che era rappresentata da questo numero 3. Qua ovviamente sono tutte immagini uguali, però abbiamo tutti i santi e sante francescani. I quattro papi, e qui c'è una piccola discussione, sono il primo è Nicolò IV, che sta lì, e il primo papa francescano, sono tutti e quattro papi francescani. Nicolò IV, poi c'è Sisto V e Sisto IV, e poi abbiamo un problema di interpretazione, perché qui abbiamo Alessandro. Se voi prestate un po' attenzione, chiaramente è stata rifatta la scritta, non è una scritta chiara, limpida come quella degli altri, è abbastanza confusionaria, perché forse c'era un altro papa, ma viene scritto Alessandro. Io presuppongo che se è Alessandro VII, dicevo ieri tra l'Antonio, e il Chigi, vescovo, che è stato vescovo a Nardò dal 1352 al 1363, perché nel 1665 viene fatto papa. Allora subito questi qua, perché stavano facendo gli affreschi, dice allora dedicamone stu papa Alessandro VII, se è Alessandro VII, perché se è Alessandro V è un papa francescano e allora dubbi non ne abbiamo. Ma abbiamo ancora questa piccola discussione in corso per capire. Ok, Santa Rosa da Viterbo, tutti quanti la conoscete, questa è la regina di Polonia, eccetera, eccetera. Episodi della vita di San Francesco ce ne stanno, sì, sono i quattro, i più importanti, quelli che ci fanno conoscere San Francesco. Allora, qui San Francesco riceve da Gesù Cristo
dopo essere tornato da una festa in maschera, in ballo, eccetera, dice, oh, dove sta bene? Non ti rendi conto che qua la chiesa mia ha bisogno di restauro? Allora c'è scritto, restaura Ecclesia Mea, che parte da Gesù Cristo, qui con la croce. E lui si converte. Tutto questo ciclo pittorico parlerà di conversione, della conversione di San Francesco. Allora lui lascia il padre Pietro Bernardone, era un ricco commerciante di stoffe che andava e veniva dalla Francia. Quando nasce, la mamma lo chiama Giovanni, San Francesco lo chiama Giovanni. Ritorna il padre, Giovanni, e c'è per Giovanni. L'hanno chiamato Francesco perché almeno i francesi mi danno a mangiare. E lo chiamano Giovanni Francesco. La mamma francese lo chiama Giovanni, lui italiano lo chiama Francesco. Una piccola curiosità. Allora lui che fa? Prende le stoffe, le carica su un cavallo, le va a vendere, ritorna perché vuole recuperare i soldi per restaurare la chiesa, che lui pensa essere quella di San Damiano, e non soltanto vende le stoffe, ma vende pure il cavallo. Al che lui si dice, ma io faccio la mia, a poi o di Nabai, o di no, e dice bene a di fare, perché dietro tutto scemo, no, era santo, purtroppo. Allora lui che fa? Prende i soldi e li porta da uno. Ah, beato lui, no, purtroppo di mia allora, mettevo di purtroppo di mia. E dice, senti, lì ci sono i soldi che non abbiamo voluto dire, ma si mira se ci tiene a fare, se gli ho fare mia, tu devi capire quello che devi fare per la tua vita. E qui c'è il vescovo, il padre e lui. Il vescovo dice al padre, tu non puoi contrastare il suo volere, perché è stato predestinato. E tu, Francesco, non puoi vivere alle spalle sue. Allora lui dice, siccome io ho scelto di vivere per il Signore, da oggi non chiamerò più padre Pietro da Bernardone, ma gli restituisco tutto quello che sono. L'episodio, casi spoglia, tutto di nuovo. Da quello, a mille volte, tutti quanti, da un po' da studiare quando è fatta la parte di San Francesco. Ce la faccio io, non mi spoglio perché, ma se no, ritardi, fai la mia. Ok, questo è le ultime due rappresentazioni sceniche della conversione di San Francesco. Rappresentano le tentazioni. La prima è questa, con il diavolo. Il diavolo dice, tu rendi conto che nessuno mai che ti sia fustigato, lapidato, eccetera, eccetera, li ha parecchio. Basta, bello. Viene le unghie, ti presento una signorina eccezionale, bella. E quindi dice, basta perdere. Però qui è importante, perché lui non soltanto si butta nella neve, ma fa anche quattro spazi di mele, e a uno gli mette la palla di paglia, tanto è vero che i suoi confratelli si prendono, ma questo c'è un mito, ce l'è fatta. E allora lui mette i suoi confratelli di fronte alla scelta, o seguire Dio, o seguire la vita terrena, che ha la stessa responsabilità. Perché nell'uno e nell'altro caso l'impegno è totalizzante, sia che uno abbia famiglia, sia che uno abbia una famiglia di quella roba. Questo è il messaggio che lui dà, quindi si butta nella neve, insomma, e il diavolo finalmente riesce ad essere sconfitto. Ma non contento il diavolo, si presenta una bella ragazza. Che quasi quasi gli fa vedere il seno, però non glielo fa vedere perché insomma c'è una chiesa, non faccio vedere una. Però mentre mi dice la coscia, insomma all'epoca vedere la caviglia già era tanto, vedere la coscia poi è terribile, e lui si butta nel roseto, si odola entra le spine eccetera eccetera, lampo ogni fiata che toccava una rosa le spine cadiano, ogni fiata che toccava una rosa le spine cadiano, tanto è vero che soltanto ad Assisi esiste un tipo di rosa senza spine che si dice risalga all'episodio di San Francesco che vince la tentazione del demonio, si fustiga e si butta nel roseto
e io lo sento prendere tutte quante le sue spine. Detto questo, io penso di aver detto molte cose, nel senso che la festa l'avete visto, questa Santa Maria. Quelle foto sono dell'Ottocento, no? Il dogma dell'Immacolata Concezione, che poi vedremo, eccetera, eccetera. Adesso, se volete, io vorrei con voi fare un piccolo esperimento nel refettorio. Lo facciamo? Andiamo. Nel 1960 avvengono i maggiori rimaneggiamenti di questa chiesa. E qui c'è scritto 1632 ab hoste maligno defedat nos pia virtus. Salvaci dal nemico Vergine Maria. 1632, questo vi fa capire che il piano del pavimento è stato di molto rialzato, per quanto potessero essere piccolini, però è stato rialzato. A Paolo Salvatore è entrato sempre da capo. Quindi questa è in origine, se vedete, lì ci sono dei piccoli capitelli che hanno una conformazione completamente diversa dagli altri e sono la collezione originale. Va bene? Poi è stato costruito il convento, ampliato, rialzato, fatto questo colonnato e portate le colonne a una testa più decente, quindi riempito anche il pavimento. Qui poi c'è una mediana, si entrava da lì nel convento, da lì, da quella porticina, non si entrava da qui, questa era soltanto la foresteria. Lì avevano gli animali, avevano il trappeto, avevano tante altre cose che sono andate in futuro. Questo è lo tema dei francescani. Lì c'è la tutta la cucina, c'è il repertorio, l'acqua veniva tirata da lì, questo è un buco che è stato chiuso che comunica con la dispensa, giù c'è una cisterna, c'è una cantina molto importante e nella cantina direttamente c'era la cisterna, quindi in direzione di questa nicchia giù al secondo, al meno 2, l'ascensore meno 2, troviamo la cisterna. Ok, noi ci poniamo sempre il problema. L'ultima cena la lasciamo stare perché è super conosciuta. È super conosciuta. È inutile che vediamo. Guardiamo soltanto questa affresco. Allora, a un certo momento io mi pongo il problema, ma che cazzo vuole raffigurare questa immagine? E siccome io ho sempre pensato che chi affresca non lo fa a gusto proprio personale, lo fa seguendo un progetto. Come ha seguito il progetto giù nella vita, cercando di rappresentare a modo suo la gerarchia dei cori celesti, anche qui il frescante, che sicuramente era un francescano dimorante, decide di rappresentare una cosa. Angelica, adesso Angelica ci leggerà il capitolo 18 dei fioretti di San Francesco. I fioretti di San Francesco sono la storia di San Francesco raccontata per capitolo. E nel capitolo 18 comincia tutto, tanto poi ti seguo io. Il capitolo 18 dice: Anni, dove furono oltre a 5.000 anni. Okay. Quindi, già il titolo ci dice San Francesco, capitolo generale, impostazione tecnica, 1221, Francesco è stato in Egitto, torna dall'Egitto e sente che uno voleva fare lo spirituale, l'altro voleva fare il conventuale, l'altro voleva fare lo scalzo, l'altro voleva fare Quinto Cauria, e dice, insomma, picchi picchi me la giù e siamo di fatti 5-6 partite. Datemi una calmata e diamoci una regola. E fanno la prima regola, che è la regola non mollata. Ma quello che è importante in questo affresco è che viene
pedissequamente, proprio fedelmente cercato di riportare quello che c'è scritto nel capitolo 18. Posso? Non ti dispiacere, così andiamo molto più veloci. I fedeli di Cristo Santo Francesco tenne una volta un capitolo generale a Santa Maria degli Angeli, a quel capitolo si radunò oltre 5.000 frati. E vennemi Santo Domenico, capo e fondatore dell'Ordine dei Frati Predicatori. San Domenico e San Francesco sono gli ultimi due che la Chiesa, a cui la Chiesa dà la possibilità di istituire un ordine mendicante e predicatore. Dal 1220 in poi non ci sarà più nessuno che riuscirà a istituire un ordine mendicante mendicatore. Non ci sarà più nessuno. Soltanto loro due sono gli ultimi. Che si siano incontrati realmente non lo sappiamo. C'è qualche dubbio, però diciamo, diamolo per scontato che si siano incontrati. Perché si incontrano? Perché San Domenico andava da Bologna a Roma e, udendo che la congregazione del capitolo di Santo Francesco faceva il prologo santo, andò a vedere con 7 suoi frati dell'ordine. 1, 2, 3, questo vale più di Gesù, 4, 5, 6 e 7. Quindi il frescante legge Catinia San Domenico 7 frati e li disegna tutti e 7. Fu ancora detto, ha detto capitolo, un cardinale devotissimo a Santo Francesco. A questo cardinale, lui, Francesco, dice: tu diventerai papa con il nome di Gregorio IX. In effetti così sarà. No. Quindi aveva professato che gli doveva diventare papa, fu così. Il quale cardinale era venuto studiosamente da Perugia, dove era la corte ad Assisi. E ogni dì veniva a vedere come Santo Francesco e i suoi frati cantavano la messa, eccetera, eccetera. Vi salvo tutto quanto, perché il capitolo 18 poi ve lo potete andare a leggere. Questo è detto capitolo delle spoglie, semplicemente perché non sapeva come ripararsi. Allora, con queste spoglie si riparava. E il frescante dice: allora c'era la circa stia preghiera, c'era la circa di studia, c'era la circa faceva le orazioni, c'era la circa sentiva un sermone di San Francesco, eccetera, eccetera. Diamoci una spiegazione di questa cosa. Gran Guzman di San Domenico, Guzman significa San Domenico di Guzman, è stato, rimane scioccato, nel povero d'Assisi tanta fede, dice, perché tanta fede? Vedremo che cosa c'è scritto qua. Né fia sporse apertamente, sono pesi, esanzia tutte senza avere un pane. È un episodio che ricorda che cosa? La predicazione dei pani e dei pesci di Gesù Cristo. Tanto è vero che poi spicciano e riempiono che cosa? 12 ceste. E qui si dice: caro, hai mangiato nel chiuso, stai strafugato 5.000 cristiani, poi è rimasto con un cristiano. Io stavo dietro davanti a questa cosa. Arriva perché dai paesi vicini, nobili, vulgo e gente normale, porta ogni bene di Dio, vino, pane, ricotte. Quindi questa è la rappresentazione pratica, secondo il Collegio di San Francesco, di quello che è il capitolo delle spoglie del 1221. Perché poi lui si lega a Roma, porta la regola, il Papa gliela appoggia, dice: ma che caspita scritto, non è possibile scrivere queste fesserie. Gregorio IX, cardinale Ugolino, Ugolino d'Ostia dei segni, eccetera, eccetera, tiene tanti di non è possibile, che vuol dire, aspetta, tra giusto io. E nel 1223, sotto indicazione del cardinale Ugolino, finalmente riesce ad avere la bolla, cioè la regola bollata, quella definitiva di San Francesco. Quindi ne hanno prima una non bollata che viene respinta e l'altra bollata. La cosa più importante è stata che rimane al popolo d'Assisi tanta fede. Che cosa vuol dire il popolo d'Assisi tanta fede? San Francesco dice, come dice Cristo, quando andate passate per verde, già siti, facendo qui qua, ci pensa lo Signore. In effetti qui penso di essere congiuntamente di assumermi la paternità di quello che c'è scritto qua, perché dopo tanti anni, come dice il terreno, qui c'è scritto: gli altri, donne, cura, uomo,
e disse vos e non dire. E così. Lo dico io. Cioè io dico queste cose. Io vi dico che io dico queste cose. Gli altri, super donna, cura tua e dice vos e non dire. Affida completamente la tua vita al Signore e lui si prenderà cura di te. Perché questo è il comandamento di San Francesco. Non dovete avere, come dice, ma come mangiare? Sì, dice così perché qui sposa la donna povertà. Però dice, c'è facile prima, fatto, ma vivi del tuo e non imbrogliare. Come attuare questo messaggio? Ieri, un altro Francesco ha detto che cosa? Capitale non può produrre in pratica speculazione, salva gli altri. Guardate, è di una straordinaria bellezza il parallelismo tra questo Francesco e questo Francesco attuale. Hanno detto esattamente le stesse cose. Ieri lui ha detto ai sette della sede, eccetera, lui lo dice ai suoi. Non rubare, ma che altro non faccia fare, che vede se è ma ti passa il costante. Questo è il periodo del foglio. Parliamo solo di luce. Sì. E qui abbiamo un altro stemma, perché dovete sapere che c'è sempre lo ius patronatus, si parla sempre, eccetera, eccetera, cioè questo è mio, questo è tuo, no, io partecipo, rispetto, eccetera, eccetera. Evidentemente chi ha cacciato per avversare, sì, però dai, finalmente io di economia, devo parlare al comune, ti dirò la tua massimo, manca la cosa del sincero. Questa era la manca la cosa del sincero. Non credo che fosse lo tema dei francescani, questa notte. Vi faccio vedere due altre cose, che sono il Dunc Scopo, quindi il dogma dell'Immacolata, e i primi protomastri. Così chiudiamo, perché qualcuno ha detto, San Francesco è andato in Egitto a parlarlo con il sultano, Francesco non ha avuto paura di dire al sultano come la pensava e il sultano non ha avuto paura di Cristo. Devo dire, a fondo di tutto c'era un dialogo, tant'è vero che il sultano c'è scritto a mano, ma dite queste cose, bello, eccetera, però tra le due sponde c'è olio. Poco dopo, poi, dopo che ritorna e manda cinque suoi sacerdoti in Marocco, lì succede il casino, perché Ani dicono in quinti, Cristo è detto così. E qui detto, e noi ti tagliamo la capa. Perché così si usava contro gli infedeli. Uno era infedele per l'altro. E chi aveva la scimitarra ne tagliava la capa. E lo vedrete. Vi faccio vedere il conto sfogo. Ovviamente qui c'era una campanella, per chi non è abituato alla vita di convento, ogni sacerdote aveva un suono, superiore ding, uno, il superiore ding ding, due, vicario ding ding ding, tre, ognuno tre, ma quando si mangiava era lo scampanellino a lungo, ding 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 ding, 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 ding. Si mangia, dalle celle si scendeva e si entrava nel refettorio. Dal produttore al consumatore. Quindi, salite le scale, disponetevi, perché questo è l'affresco di cui parleremo. Questo è il Dunc Scopo. La cosa importante da vedere è che giù c'è scritto per devozione di Fra Giuseppe Melechi. Fra Giuseppe Melechi era un frate che nel 1837, quando viene riaperto il convento, diventa custode di questo convento e fa disegnare questo affresco.
Duns Scoto è il frate francescano che combatterà contro i domenicani, contro tutti quanti gli altri, per affermare il dogma dell'Immacolata. Il dogma dell'Immacolata è un'acquisizione recente, tanto è vero che nel 1950 è stato dichiarato dogma. Però nei primi del Seicento i francescani decidono che l'Immacolata è la protettrice dell'ordine. Quindi c'è sempre stato nei conventi francescani questa devozione particolare all'Immacolata. Duns Scoto scrisse Volut volut fecit, perché dice: se il Signore pote e vuole, face. Ci mi sta finito il problema, ci chiede vergine, non vergine, immacolatisti, immacolatisti, eccetera, eccetera. Il Signore pote, il Signore vuole, il Signore face. E questo è il riassunto di quanto Duns Scoto dice. Ma insomma, vi rendete conto che non è che abbiamo deciso noi come a nascere Gesù Cristo, l'ha deciso il Signore. Voi credete in Cristo? E Cristo è detto, così stanno le cose. Così è voluto, così è fatto, perché così poteva fare. Andiamo sopra. E qui abbiamo i tre dei cinque protomastici che sono rimasti. Purtroppo non si vede più. Ma questo ci dà il senso. È possibile che questo, con tutte queste pugnalate, squagliate, c'è ancora io? Sì. Perché dovete sapere che questi martiri, dopo che furono martirizzati, decapitati, eccetera, eccetera, racconta la leggenda, ovviamente, buttati nelle tame, tutta l'acqua, insomma, ma che cosa gli fecero passare? Erano ancora in piedi, non riuscirono a urinare a terra. Però, che cosa ci fa vedere questa immagine, che è la più integra, la più chiara? E io vi dico, Isis, vi dice qualche cosa? Cioè non è cambiato niente. Dal 1200 al 2017 non è cambiato niente. Noi ci preoccupiamo se viene 10, 15, 20 mila migranti, proprio c'è stato. Li guardiamo come persone strane, brutte, cioè. Ma questa è la nostra storia. Questa è la nostra storia. Una storia che dovrebbe essere fatta di integrazione. Ecco perché io dico, Francesco va in Egitto, parla con il sultano, parlano, ritorna, perché c'è stato dialogo. Francesco ha detto quello che, come la pensava su Gesù Cristo, il sultano rimane fermo nella sua fede, però non ha paura di Cristo, perché gli viene prospettato in una maniera particolare, nel senso come fede. Quando invece i cinque della missione in Marocco, che poi verranno sepolti in Portogallo, vanno soltanto perché volevano imporre. Questa è la fede. O l'abbracci o sei infedele. E dall'altra parte gli dicono, questa è la spada, o ti rapai o ti taglio la capa. Ed è quello che è successo. E allora oggi l'esempio che noi dovremmo seguire qual è? Questo o quello di San Francesco? Quello di San Francesco. Penso, il dialogo. Accoglienza, capire come fare per poterci venire incontro. Va bene, qui finisce il giro. Mi dispiace aver sostituito Luigi Manzotta, che sarebbe stato molto più tecnico, molto più specialistico, molto più, io sono molto più colorito. E ho cercato di dirvi quello che sapevo a volo d'uccello, senza scendere nei particolari, senza scendere nei documenti, senza scendere in quelli che sono veramente gli scritti tecnici, perché è giusto che sia un discorso divulgativo, perché se no non è divulgativo. E ovviamente poi le celle, come tutti i conventi, avevano una stanza che era la celletta particolare della cappella, perché le lodi mattutine si facevano in cappella, i vescovi la sera si facevano in cappella, e la cappella è questa, che è l'ambiente un po' più grande al centro, dove sono rimasti pochi segni.
guardate sopra, ci sono due, no? Da qui è il porta vivante. Oh, ma non è messa di casa, ma c'è un caso. Dove è cavo che andava? Qui c'è l'acqua, me, tirate là. Questa è la spesa, molto fresca, però ci piove sopra. E qui siamo alla spesa del giostro. Ed è esattamente sotto il refettorio, siamo qui. Luigi mi avrebbe detto che c'è stato anche un nuovo impiato, per esempio che ci sono stati alunni che hanno studiato per il sacerdozio, ce ne sono stati fino a 12, quindi è stato un centro molto molto importante. E Luigi forse le avrebbe anche detto, ma sicuramente ve l'avrebbe detto, che Veglie ha dato due padri provinciali alla regione di San Nicolao, Nicolai, San Nicola, che aveva sede nella casa provinciale a Bitonto, padre di Vigli e padre Fassanito, che poi ritornarono a Veglie ovviamente dopo i territori provinciali. Quindi abbiamo avuto anche personalità di spicco che hanno rappresentato i francescani a livello di regione meridionale. E queste tre pietre, questi tre conci in pietra le cetre, furono trovati quando finalmente cominciarono qui i restauri, no? Nel 2000, 99-2000, e furono trovati in quella cisterna dove c'era tanto materiale di risulta. Materiale di risulta che non era altro che il materiale del chiostro crollato da questo lato. Cioè questo lato del chiostro è stato tutto rifatto nel 2000, va bene? Per fortuna abbiamo trovato una buona ditta per rifarli come era. Per cui tutto questo materiale di risulta stava lì dentro. E tra questo materiale sono state trovate queste tre conci che costituiscono una frase, no? Una frase, però purtroppo manca il primo concio, no? Che cosa è scritto? È scritto che nel 1630 fu restaurato, no? Fu portato a migliore forma questo convento e anche la chiesa. Questa data, ecco, mo faccio un passo indietro, non so, ecco, tu hai parlato di date, sicuramente hai detto che il convento nostro qui è dei frati minori conventuali, no? E dovete sapere che i frati minori conventuali costituiscono una delle tre famiglie dei frati, no? E cioè i frati minori conventuali e i frati minori cappuccini. Dire soltanto frati minori è sbagliato, perché non si identifica la. Ecco perché c'è un errore in un'indicazione qui che hanno fatto poco tempo fa. Dice ex convento dei frati minori, e frati minori c'è conventuali, cappuccini, apro una parentesi, i frati minori conventuali sono quelli di Copertino, quelli di San Giuseppe da Copertino, oppure se siete andati, non so, ad Assisi, proprio nella basilica, sono quelli i frati minori conventuali, oppure quelli di Padova sono quelli i frati minori conventuali, mentre i frati minori sono quelli, per esempio, che stanno a Campi. No, scusami, quindi sono cappuccini, padre Pio è un frate minore cappuccino, quelli che stavano a Salice e a Letrano sono frati minori, quelli che stanno a Fulgenzio, a Lecce sono frati minori. Va bene, con questo cosa voglio dire? Che quando il nostro convento è sorto dal punto di vista istituzionale nel 1579, no? C'erano i frati minori conventuali, va bene? Il convento però, dal punto di vista come edificio, c'era già prima, no? È sorto questo edificio con l'atrio, con la chiesa, eccetera, molto probabilmente nel 1400. Non c'erano frati, ma costituiva un luogo di culto che era gestito direttamente dal vescovo di Brindisi. Per cui l'arciprete di Veglie era lui il titolare di questo beneficio ecclesiastico, no? Dedicato a che cosa? A Santa Maria di Veglie. Poi nel 1700, cioè dopo 200-300 anni, fu aggiunto il termine della favana,
Favana ti ha spiegato cos'è, no? La Favana. Però il titolo originale è Santa Maria di Veglia, va bene? Ora, c'era questo luogo di culto mariano, il cui titolare era l'arcipete di Veglia. Mi fermo qui. Nel 1589 sono stati istituiti i frati minori conventuali. Per circa 30-40 anni, quindi dal 79 fino al 1619, questi poveri frati conventuali erano molto lontani da Veglia, per cui i vegliesi non ricevevano niente di positivo stando qui molto lontani. Per cui i notabili di Veglia, tenete presente che la distanza adesso per noi è una passeggiata, ma all'epoca era molto lontano. Per cui i notabili del luogo di Veglia volevano costruire dentro Veglia un altro convento di francescani, di un'altra famiglia dei francescani, i frati minori, che si erano conventuali. Per cui hanno il permesso da parte del vescovo, da parte dell'autorità locale, eccetera, eccetera, per costruire questo convento a Veglia. Però era necessario il bene placido della Santa Sede direttamente. E Roma, la Santa Sede, dice no, dice, a Veglia bastano, ci sono già i francescani, per cui non fu dato il permesso per costruire il convento a Veglia. Se non che i frati minori conventuali, dice, qua niente da fare, perché altrimenti questo giudizio negativo non lo possiamo sopportare, per cui si sono dati da fare ad abbellire, a ricostruire, ad abbellire la chiesa, ecco perché hanno fatto tutti quei bei affreschi che avete visto, no? C'è la vita di San Francesco, avete visto, no? Tutti i santi e beati e papi che facevano parte della famiglia dei frati minori conventuali, l'avete detto questo? Sì. Ok. Se non che ricostruiscono tutto questo ben di Dio e inseriscono questa lapide, no? Questa scrizione nel 1630. Per cui da quella data in poi c'è stato un grosso fervore spirituale, ma anche materiale, perché molti vegliesi facoltosi hanno donato al convento un sacco di terre, tra cui tante masserie, non so se avete detto questo, tutte le varie masserie, Lucidina, Casa Porcara, tutto qua. Okay. Per cui era un convento molto ricco, tanto è vero che nel 1650, cioè quindi 20 anni dopo, il Papa dell'epoca Innocenzo X, siccome c'erano tanti conventi, piccoli e grandi, i conventi erano sparsi per tutto il mondo, e qua siete troppi, e molti non avevano la possibilità economica di mantenersi, per cui in base a delle relazioni economiche di ogni convento volle sopprimere molti conventi. Veglia non fu soppresso perché era abbastanza ricco. Su 800 conventi di frati minori conventuali, 450 furono soppressi. Questo per dare il senso. Tra cui la Grottella di Copertino. Ma la cosa voleva significare soppressione? Significava che chi stava qua doveva trovarsi lavoro. Se veniva soppresso Veglia, i 6-7 monaci che c'erano non potevano andare da un altro convento, no. Perché quel convento aveva la possibilità di poter mantenere 7-8 persone, ma non altri. Quindi o dovevano diventare vaganti, o dovevano cambiare professione, o dovevano fare altro. E quindi qualcuno andava, ritornava a casa, qualcuno si spogliava, eccetera, eccetera, qualcuno rimaneva sacerdote, però c'era il problema vero, reale, dei beni. Ci fu una grossa speculazione all'epoca su questi conventi, perché qualcuno buttò gli occhi su alcuni conventi, e quindi facevano di tutto perché fossero soppressi per poter incamerare i beni, per far nascere noviziati, eccetera, eccetera. E qualche volta ci riuscirono, qualche volta meno. Buttavano gli occhi soprattutto sui conventi femminili, perché adesso erano venuti i soldi.
c'era molto benessere ed era più facile vendere. Quindi c'è stata una grossa speculazione dietro questa. Fortunatamente Veglie, sappiamo per certo, non fu soppresso. E la, ovviamente per, affinché questa soppressione non potesse avvenire, c'è, fu fatta una dettagliatissima relazione nel 1650. Quindi tutti i conventi con questa relazione furono mandate a Roma per, affinché scegliesse appunto la soppressione. Io ho avuto, diciamo, il piacere, ma anche la delusione, di andare a trovare questa relazione del 1650, proprio nell'Archivio Vaticano a Roma. Purtroppo tutti i conventi dei frati minori conventuali della nostra zona, che diciamo non solo provincia di Lecce, ma più province, chiamata provincia di San Nicola, di San Nicola di Bari, tutto il fascicoletto è sparito, in qualche modo. Insomma, sta di fatto che Veglie non fu soppresso. Tanto è vero che in un documento all'inizio del Settecento, qui al convento di Veglie c'erano 16 frati, 16 tanto, 16 frati, e quindi erano abbastanza ricchi, come abbiamo detto prima. Noviziato, tutte quelle cose. Vabbè, dunque, il periodo aureo del nostro convento è non solo la seconda metà del Seicento, che veniva sempre chiamato Santa Maria di Veglie, poi nel Settecento viene chiamato Santa Maria Madonna della Favana. Nel Settecento cosa è successo? Ecco un particolare, 1708, c'è stato un furto sacrilego qui nel convento, cioè di notte, entrarono nella chiesa e rubarono proprio il Santissimo, cioè le ostie consacrate, e ci fu, ecco, dopo una, come dire, un conflitto di competenze per questo furto sacrilego tra la chiesa, che era rappresentata dal vicario, dal cosiddetto vicario foraneo, che era il rappresentante del vescovo, e il governatore, che era il rappresentante del feudatario. Va bene? Ci fu un conflitto di competenze per cui, ecco, non si sa come andò a finire, però ci fu una grossa guerra tra Chiesa e Stato, perché sapete che Chiesa e Stato c'è sempre stato questo di arriva. Ok, a questo proposito ve lo faccio dire da lui, perché è una cosa che ha trovato lui, io ho trovato nel 1803. La supposizione di come nasce la Fiera di San Francesco. Ah, sì, sì. Perché la Fiera di San Francesco si fa a Quammera? Eh sì, perché c'è una... Su questa strada? Esatto. Perché evidentemente lui lo dice e io lo confermo, abbiamo trovato due documenti che sono differenti di 300 anni, forse 200 anni, sì, 200 anni. Per cui lui vi racconta cosa c'è nel primo documento, e nell'803 si parla di ius patronatus, cioè io tengo diritto, dico che questo è mio perché caccio i soldi, il comune caccia soldi per il sostentamento di questo convento. E per sottolineare questo possesso, questo patronato, cioè questo diritto che io ho sul convento, c'è un episodio molto bello, molto caratteristico, che dà senso anche ad un momento di festa, per cui forse l'origine della Fiera di San Francesco è da ritrovarsi in questo episodio. Dunque, la storia di Veglie, apro una parentesi, è qualcosa di immenso, cioè purtroppo moltissime cose non si sanno, e fare sintesi è un po' difficile, bisogna scrivere, bisogna pubblicare. A questo proposito, ho detto prima, ho accennato, che il beneficio ecclesiastico, no, di Santa Maria di Veglie era l'arciprete di Veglie, va bene? Perché dico questo? Perché l'attuale chiesa matrice di Veglie, quando c'era sorta questa, non c'era. La chiesa matrice attuale non c'era proprio, va bene? Ecco, un altro. C'era questa, che era qui l'arciprete di Veglie, va bene? Mentre nel Veglie antico, vabbè, non li confondere, perché sono veramente, questo è un discorso molto tecnico e particolare. Insomma, c'erano i preti di rito greco, va bene? Che stavano da quella parte, invece qua c'erano i preti di rito latino, dove c'era l'arciprete? I preti di rito greco? No, no, poi io te la dico, va bene? Altrimenti poi, ecco, ci confondiamo. La prossima
Perché è qualcosa di entusiasmante. Completamente nuovo e diverso. Sapere che c'era questa chiesa e non c'era la chiesa madre e sconvolge le idee. Ma la fiera o menato? Dove la fiera? Stavo parlando della fiera. Poiché il titolare era l'arcipiede di Veglie, qui, l'arcipiede di Veglie era titolare di Santa Maria di Veglie e di un altro beneficio ecclesiastico, di San Francesco da Paola. Erano questi due grandi titoli dell'arcipretura di Veglie, va bene? Qui, quindi l'arciprete. Quando sono venuti i francescani, cioè nel 1579, la chiesa madre era già costruita, per cui l'arciprete si è trasferito di là, però il beneficio, il titolo è rimasto sempre qui. Non so se... Bene, e allora ogni anno l'arciprete, questo in un documento della fine del Settecento, ad opera di uno, credo il più grande, il più importante arciprete che abbiamo voluto dal punto di vista culturale, come minimo, sì. Si chiamava Vito Giuseppe Occhilupo, che non era di Veglie, era di Gallipoli, ecco perché era colto. Il nostro viene cacciato in quanto non capisce veramente la mazza. Sì, sì, infatti, vabbè, questo vabbè. È un altro discorso. Poi un'altra sede. Dice che lui, in un documento, dice: io ho il diritto di venire qui in processione dalla Chiesa Madre, qui in processione e dopo la seconda domenica di Pentecoste. Quindi Pentecoste più o meno è fine di 50 giorni dopo Pasqua, marzo, aprile, inizi di maggio. No? Oh. Per cui veniva in processione e i frati minori avevano il dovere di venirmi incontro, no? E insieme venire qui e solennizzare la festa di Santa Consegnare Maria. Le chiavi. Consegnare le chiavi. Sì, suggerisco perché a volte... Consegnare le chiavi, dire messa, dire cantata. Le chiavi? Del convento, cioè, dovevano aprire le porte, si incontravano a metà strada, si incontravano, fanno finta lo campo sportivo, i frati superiore consegnavano le chiavi del convento, si recavano in processione, l'arciprete aprì a casa, mia, questa è mia, dicevo missa, poi dissimo, quando andiamo da essimo sicuri, poi ti consegniamo solo nei chiesti, ti rabbattono a casa il mia. Documento precisa che la messa la diceva all'altare maggiore, no? Però la incensava l'altare laterale, che quella era l'altare di Santa Maria di Veglie, a fresco rubato, no? Sì, era bello. Ora, come arriviamo alla fiera? Ovviamente quando facevano queste cose c'era la fiera, c'era la festa, è inutile che no, era quello, era un motivo, diciamo, di festa, no? Per cui Santa Maria di Veglie, sta festa, San Francesco da Paola, che era l'altro titolare dell'arcipretura, presumiamo che l'attuale fiera di San Francesco ha le fondamenti in questo episodio. Ovviamente poi c'è stata l'autorizzazione governativa che è del 1800, fiera di San Francesco. Ah, 1808 c'è la, diciamo, ufficializzazione governativa dal punto di vista dello Stato, però il fondamento è molto precedente. Adesso vi sta per dire una cosa che pochi sanno, Molto pochi sanno, esatto. Molto pochi. E alla fine dell'Ottocento mi diceva un mio zio, Dorialino Mazzotta, che è morto a 100 anni, che quando era piccolo, quindi parliamo, piccolo significa 1915-20, c'era un detto qui a Veglie, che si diceva: tre sono le cose belle della zona, la chiesa di Guagnano, ed è vero, la chiesa di Guagnano, se l'avete vista, è bellissima, anzi è sproporzionata rispetto al paese, il campanile di Salice, infatti il campanile di Salice è un bel campanile alto, no? E l'organo di Veglie, l'organo a canne, va bene? Sto organo a canne, ovviamente l'organo a canne è una ricchezza, no? per un paese, no? Dappertutto ci sono gli organi a canne antichi che attualmente restaurano, ci vogliono soldi. A Veglie
c'era l'organo a canne, anzi ce n'erano quattro organi a canne, non ce n'è manco uno veramente. Allora, qual era l'organo a canne? Molto probabilmente stava qui al convento l'organo a canne, di cui si parla del detto delle cose belle, e stava sulla cantoria che adesso non c'è più, che sta sopra l'ingresso. L'ingresso dove c'è quella lapide che abbiamo visto lì, c'era la cantoria che si entrava da sopra, non so se siete stati sopra lì, si entrava, vabbè, quello era l'organo, diciamo, importante. Invece nella chiesa matrice c'era un organo a canne molto bello del 1622, va bene? 1622 c'era l'organo a canne. Infatti, se voi andate nella sacrestia della chiesa, c'è una foto che ho messo lì a mia cura, qua ai tempi di Don Vito, dove c'è la foto dell'organo a canne. Se voi vedete la fotografia, di fronte c'è al pulpito. Allora, di fronte all'entrata laterale, no? Su tall'arco, no? Di fronte c'era la cantoria con l'organo a canne, va bene? Nel 1923, un documento, poiché era scordato questo organo, no? Allora l'arciprete dell'epoca l'ha venduto all'asta. Quindi l'arciprete dell'epoca, che era Don Natalizio Mele, poiché l'organo era scordato, l'ha venduto all'asta. Ha fatto un crimine. Nelle altre chiese limitrofe, l'organo a canne che era scordato, sta già e l'hanno accordato, hanno speso per la nostra, ed è un tesoro per il paese, è un tesoro veramente, per cui fu venduto all'asta. Fine 800, poiché l'organo a canne era scordato, quello del 600, il comune di Veglie, no, che era titolato a contribuire alle spese alla chiesa, al culto, comprò un altro organo a canne, più piccolo, usato da una chiesa di Lecce, e fu messo dietro l'altare maggiore. Altare maggiore che molti si ricordano. Tanto è vero che pochi anni fa è morto il Tiramantici, cioè era una persona, come si chiamava? Mattia, che era scusa, prego. Lei l'ha suonato? Bene, lei l'ha suonato. Questo Mattia era così tutto storpio. Era uno storpio e c'erano i tiramantici. E lui, questa persona, ha preso la pensione come tiramantici perché lo pagavano con i contributi. Perché all'epoca era così. Era inquadrato proprio. Quindi l'ha suonato. Allora mo ti devo interrogare. Poi non più di. Ha fatto da maestro praticamente. Don Realino le ha insegnato la musica. Sì, sì, è vero, è vero. Però non sapevo che l'avevi suonato. Sì, l'ho suonato. Tra il personale dipendente del comune, parlavamo nel tempo passati, c'erano tiramantici, la Pia invece qui dice dei proietti, cioè qui da una figura, non era qui ragioniere, geometra, no. I cantori erano perché Cornacchia e Vincenzo Padera. Erano i cantori. Cioè, queste figure, adesso dobbiamo metterci con la mentalità dell'epoca, erano figure importantissime del poeta, cioè l'organista, i tiramantici, il cantore, erano importanti, erano dei personaggi, ovviamente poi con i tempi ci sono evoluti. Lo colletta che abita un'altra scuola Marconi, pure organista. Sì, l'organista. Cosiddetto organista. Sì, ma poi tiene due figli che suonavano, Pino Durande, organista, e Salvatore, che suonava pure la chiesa madre. Per cui, ecco, nei secoli passati, poiché il comune, ecco, da palla in frasca, aveva lo ius patronatus, ve l'ha detto lui, della chiesa madre, il comune contribuiva, no, al pagamento delle suppellette, dei banchi, dei confessionali, dell'organo, dell'organista, perché doveva sopperire a queste necessità. In cambio di messa pro anima.